Bene, bentrovati a tutti, e eccoci di nuovo con un'altra ricetta. Eh, le, feste, le festività si avvicinano, quindi ognuno di noi cerca di organizzarsi per le portate sia dolci che salate per il periodo natalizio. Eh, noi ci organizziamo un po' in anticipo, eh, oggi presentiamo una ricetta che nelle nostre zone, qua in Calabria in particolar modo, la ricetta che utilizziamo oggi, che andiamo a presentare oggi è una ricetta crotonese, eh, presentiamo i crustoli i crustoli sono un, un dolce tipico molto usato della, della nostra tradizione è normale che in tutta la calabria eh, cambia il nome eh, e cambiano gli ingredienti però in sostanza eh, ci riferiamo tutti al, alla stessa tipologia di dolce eh, andiamo a vedere eh, gli ingredienti che ci vogliono e come prepararlo eh, Naturalmente ci sono delle accortezze eh, che fanno la differenza sul, eh, sulla risultanza poi della, della, della preparazione, quindi del dolce. Eh, questo qua è un dolce che eh, c'è chi lo preferisce un po' più croccante, c'è chi lo preferisce un po' più friabile, tipo una pasta frolla. Eh, per questa differenza qua c'è, eh, tra virgolette, il trucco, la... <ride> La, la modalità di, di impasto e di ingredienti e alcune accortezze per, per capire come avere le due, le due modalità. Andiamo a vedere intanto gli ingredienti e poi man mano che li facciamo vediamo poi quale può essere la, eventualmente la variazione. Allora intanto partiamo dal, eh, dalle farine. Noi qua abbiamo eh, naturalmente eh, la dose oggi ridotta perché eh, naturalmente per, eh, per chi vuole farne una dose ridotta o eventualmente basta raddoppiare, appuntatevi bene gli ingredienti e poi potete raddoppiare, potete raddoppiare la, la dose. Qua abbiamo 500 grammi di semola rimaginata e abbiamo 125 grammi di farina 00. Partiamo da questo, eh, già variando eh, le dosi di, della farina possiamo avere un risultato diverso. Se facciamo tutta semola abbiamo un risultato eh, di un prodotto molto friabile anche difficile da impastare invece aggiungendo eh, almeno una, una piccola parte di farina 00 diamo la possibilità a legarsi di più l'impasto quindi a facilitarci la nostra eh, il nostro il nostro impasto eh, vedete che sono dei liquidi dei, dei grassi e poi sono del, dei liquori e del vino eh, andiamo a vedere in dettaglio cosa allora intanto abbiamo eh, 125 g di zucchero poi abbiamo 250 ml di olio eh, di semi di girasole, oppure possiamo utilizzare anche olio d'oliva come si utilizzava nell'antichità in passato. Poi abbiamo eh, del vino rosso, abbiamo all'incirca 100 g di rum bianco in questo caso e 100-111 g, g di anice oppure sambuca. Poi abbiamo della eh, cannella macinata e dei chiodi di garofano macinati, che adesso andiamo a vedere come incorporarli nell'impasto perché anche questo c'è la sua tecnica, e poi abbiamo mezzo chilo di miele, mille fiori, per poi andare a glassare diciamo, il dolce alla fine dopo la cottura. Eh, la cottura eh, poi vedremo dopo il, eh, il crustolo, quindi questo dolce viene eh, come cottura viene fritto nell'olio. Come andiamo a impastare eh, le nostre farine? Allora, la prima cosa che facciamo andiamo a miscelare semola, farina 00 e zucchero. C'è chi lo zucchero lo scioglie nei liquidi, noi invece lo mettiamo nella farina proprio per dare quel senso di friabilità, tipo frolla. Anziché perché, se noi il, lo zucchero lo sciogliamo eh, a caldo insieme ai liquidi eh, sul fuoco, rischiamo di far indurire poi il crustolo col passare del tempo. Prepariamoci per, eh, per l'impasto e poi vediamo gli altri dettagli. Allora, andiamo a miscelare eh, la farina, quindi le farine con lo zucchero e poi andiamo a preparare il liquido per l'impasto. Allora, andiamo a versare la nostra semola, farina 00 e zucchero andiamo a giusto dare una miscelata al tutto come dicevo prima se lo zucchero c'è chi lo zucchero lo scioglie all'interno del, del liquido che adesso andiamo a preparare per, per l'impasto quello è un, una variante che rende i, i crustoli eh, più, più duri quindi se qualcuno preferisce i crustoli duri, può tranquillamente sciogliere lo zucchero che ho messo qua dentro all'interno dei liquidi. Come andiamo a preparare il liquido? Mettiamo un attimo da parte questa e andiamo a versare il nostro olio, il vino, poi abbiamo il rum e l'anice o sambuca. Stiamo andando a fare il liquido per impastare il nostro, eh, la nostra farina. Poi andiamo ad aggiungere le nostre, eh, nostre spezie, diciamo, i nostri odori, che sono chiodi di garofano macinati. Questo è a, a sentimento, come si vuol dire. Non c'è una dose del garofano e della cannella. E cannella, eccolo qua. Già il profumo di questo ci richiama il dolce che andiamo a preparare, anzi, a sentirlo io aggiungerei un altro pochino di chiodi di garofano. Perché quando poi fate l'olfatto in un certo modo, sentite che manca qualcosa. Quindi, un altro passaggio, perché parlavo prima di acqua. Eh, se eh, questo liquido non basta, se questo liquido non basta eh, a raccogliere tutte le farine con lo zucchero, non dobbiamo fare l'errore, tra virgolette, errore di aggiungere acqua all'impasto. Se non dovesse bastare il liquido che abbiamo preparato, dobbiamo rifare, anche in piccola dose, lo stesso composto, lo, la stessa miscela per poi andare a... Eh, Continuare ad idratare l'impasto perché se noi aggiungiamo acqua facciamo l'errore che dicevo prima: quindi l'acqua poi in, in, quando friggiamo va a, ad asciugarsi, ad evaporarsi e il, il crustolo ci viene biscottato, quindi ci viene più croccante, più duro col passare del tempo. Invece se noi facciamo i crustoli, anche se in genere i, i dolci natalizi che si fanno si preparano all'inizio delle festività, e non è detto che si fanno spesso, quindi noi li, li prepariamo, passano una settimana, 10 giorni. E il, il dolce tende poi ad indurirsi troppo. Quindi, se eventualmente abbiamo eh, la necessità di avere più liquido, riprepariamo di nuovo lo stesso composto che abbiamo fatto. Okay? Questo composto. qua Adesso andiamo a passarlo sul, eh, sul fuoco. Quindi andiamo a riscaldarlo. Non deve bollire, ma dobbiamo riscaldarlo eh, per facilitarci l'impasto e stenderle, perché la partoriosa si riscalda e poi stendere naturalmente l'impasto in un certo modo. Andiamo a scaldarlo. Allora, accendiamo. andiamo a riscaldare. Naturalmente non deve, come dicevo prima, non deve bollire. Dobbiamo solo scaldarlo per facilitarci. Diamo l'impasto e nel frattempo si sciolgono. Si sciolgono anche le, gli odori che abbiamo, che abbiamo, che abbiamo messo all'interno. Intanto, come si può ben vedere, abbiamo preparato anche il pentolino con abbondante olio per friggere poi i dolci. Questo andiamo a portarlo a temperatura dopo. E naturalmente, cerchiamo di controllare con il termometro la temperatura dell'olio perché dobbiamo simulare più o meno la, eh, una friggitrice, non dobbiamo superare, cercare di superare i 170 gradi. Quindi, li friggiamo poi una volta eh, una volta pronto l'impasto e tirato il dolce questo okay, qua lo stiamo stemperando non deve superare non dobbiamo farlo bollire quindi pian piano vediamo la temperatura abbiamo già 55 gradi quindi una volta che lo stemperiamo andiamo e procediamo con, con l'impasto allora, abbiamo la miscela pronta del fari semola, farina 00 e zucchero e abbiamo i nostri liquidi eh, scaldati con garofano e cannella. Allora andiamo a cominciare a impastare. Allora, versiamo piano piano il nostro. Allora, non lo versiamo tutto, non lo versiamo tutto e. Eh. Piano piano prima con, con una spatolina, con una paletta e poi andiamo con le mani perché, essendo che c'è dell'olio, va impastato poi con le mani. Per forza, facciamo assorbire piano piano questo. Andiamo ad aggiungere l'altro liquido. meglio cioè assorbire poi andiamo con le mani se vi sembra secco non eh, fatevi prendere dalla, eh, subito dalla fretta di aggiungere liquidi perché questa parte qua che noi vediamo così è molto morbida molto idratata quindi ma adesso quando li impastiamo con le mani vediamo, vedremo che l'impasto si, si riprende vedete che è molto guarda. Vedete come, come si ricompone piano piano l'impasto. All'inizio sembra asciutto ma poi quando andiamo a impastarlo bene si riprende abbastanza. Diciamo che le dosi sono, sono testate, quindi con questo liquido che come, come dose vi ho dato non dovreste avere problemi. passiamo sulla spianatoia e andiamo a, a finire l'impasto. Allora passiamo il nostro impasto, vedo come è uscita pulita la ciotola il nostro impasto sulla spianatoia e andiamo ancora a lavorarlo con le mani. Questo è un impasto che va poi lavorato a pezzettine, adesso andiamo a vedere come perché dobbiamo stabilire la grandezza dei, dei nostri crostoli. Una volta che l'impasto è ben legato, se lo vedo un pochino che si spezza perché è l'effetto della, della semola naturalmente. Allora, abbiamo la nostra, il nostro impasto giusto per farvi rendere conto de, di quanto dolce vi viene abbiamo 1,82 kg di impasto più in aggiunta la glassatura del miele quindi anche se utilizziamo mezzo chilo di semola alla fine abbiamo quasi un kg, e mezzo un chilo di dolci Ok, come procediamo? vi faccio vedere una parte poi Andiamo subito alla cottura. Andiamo a tagliarci un pezzettino di, di pasta. Andiamo a lavorarla bene. Abbiamo bisogno della, di una di gnocchi, andiamo a, a stabilire la, la grandezza dei nostri crostoli. Allora, c'è chi come in passato strappava con le mani con tre dita. Forma classica del crustolo. Chi non vuole la grandezza, eh, diciamo classica del crustolo, vuole fare qualcosa di più piccolo da gustare meglio a volte, facciamo un tocchettino, due dita e andiamo a fare questa forma qua. Più o meno il peso è lo stesso, però diciamo che è più piccolo. Sentiamoci i social, eh, ci mettiamo a ridere, facciamo le battute, la parola eh, in dia dialettale cadusa, anche noi utilizziamo questo, questo termine, principalmente con i crustoli. Se noi non caviamo bene il crustolo, quindi non lo buchiamo bene all'interno, che lo lasciamo grosso così, il crustolo, come suol dire anche dalle nostre parti, forse ha un significato diverso delle altre regioni, ma il caggiuso per noi è proprio essere. non essere vuoto, non essere leggero. Quindi al momento che io vado a cavare il mio crustolo, devo fare questa operazione qua perché all'interno deve essere, guardate, vuoto. Quindi, essendo sottile, diciamo la cottura mi fa venire un dolce leggero, eh, ben cotto e non cadduso. Io finisco di farli e poi andiamo in cottura. Ok, allora controlliamo la temperatura dell'olio. Abbiamo 167 gradi, quindi siamo intorno ai 170. Quindi già va bene allora, ci organizziamo con una ciotola con della carta assorbente sopra perché dobbiamo, poi quando li togliamo, li andiamo a mettere qua dentro. Andiamo, procediamo la frittura. Non riempiamo naturalmente il. Il, la pentola del, dell'olio con molti crustoli perché stemperiamo subito, subito l'olio quindi rischiamo ecco 173 non lo spegniamo adesso perché adesso inseriamo i crustoli dentro e si raffredda quindi al massimo lo controlliamo e poi li andiamo a togliere andiamo a spegnere dopo andiamo a versare i nostri crustoli Finché fa le bolle vuol dire che c'è del liquido dentro che deve asciugarsi, quindi la cottura deve continuare. Vediamo che man mano che avanti la cottura questo bollore va a diminuire. Controlliamo la temperatura. Facciamo fare la cottura e poi piano piano lo, lo abbassiamo. Anche perché vediamo che man mano che si, si cuociono saliranno a galla. Ogni tanto li, li smuoviamo perché se vanno giù fanno la macchia scura della cottura. Ogni tanto cerchiamo di, di girarli. Quando vediamo che abbassa poco a poco noi la rialziamo. E li facciamo rialzare la temperatura. Quindi facciamo questo gioco con il fuoco alto e basso. Se io sto facendo la frittura tradizionale in pentola, naturalmente chi ha la friggitrice può tranquillamente utilizzare una friggitrice col, col cestello e poi la frittura diciamo, diversa, uniforme e molto più controllata. Mettiamo che si colorano tutti, che escono a galla. Abbiamo il dolce già cotto, naturalmente alla, a fine cottura, poi vedremo che dobbiamo andare a glassarli con il miele e anche quello dobbiamo riscaldarlo per renderlo più fluido, per diciamo coprire in toto il nostro, il nostro dolce. Dobbiamo stare attenti a muoverli perché si possono rompere, perché la temperatura li fa, li fa diventare naturalmente morbidi. Quindi dobbiamo cercare di, anche quando li togliamo, dobbiamo stare attenti che si rompano. Allora, vediamo che il bollore si è abbassato, quindi possiamo anche vedere la, il colore e andiamo a, a essere piano piano nella carta assorbente perché rischiamo di romperli vedete il colore ci vediamo dopo per la glassatura allora bene terminata la frittura dei, dei crostoli abbiamo eh, reso fluido il nostro miele io l'ho fatto in microonde ma si può fare anche direttamente sul, sul fuoco Guardate come è abbastanza fluido perché se no naturalmente non, eh, per fare questa operazione non riusciamo anche perché si, romp si rompono rischiamo di romperli i nostri crostoli eh, questa è un'operazione che si fa eh, al momento che li, li facciamo quindi mettiamo il miele per, che sono pronti per servirli Col passare dei giorni questo miele tenderà a scendere verso il fondo del nostro contenitore. L'operazione di glassatura di col miele può essere fatta anche prima di servirli, quindi lo stemperiamo al microonde tranquillamente quando viene qualche ospite, mettiamo un po' di miele sopra e li, e li serviamo. Allora, noi basta che li andiamo a immergere nel nostro miele, naturalmente stando attenti a non, a non romperli. E poi ci aiutiamo con... Una, una pinzetta o un qualcosa e li andiamo ad adagiare li a favore di naturalmente non romperli perché sono molto delicati specialmente quando sono sono caldi eh. togliamo il bellino in eccesso anche non perché non è buono te. ma ecco qua ci siamo poi condiremo con gli altri A voi e alla prossima!